sicuramente essere ricchi non è Non è peccato, peccato. non è reato, ma una cosa è certa, che se il ricco è un politico, è un uomo della pubblica amministrazione, allora lì la ricchezza quantomeno diventa una responsabilità. E noi non dobbiamo dimenticare che il governo Monti è nato soprattutto per dare credibilità alle istituzioni, al governo, all'Italia a livello europeo ed internazionale. Ed è la ragione per la quale opportunamente Monti a dicembre ha avviato questa operazione Trasparenza. trasparenza, ovvero chi è nel governo, che è la massima espressione anche a livello internazionale di un paese, faccia conoscere tutto di sé, rappresenti tutto quello che è dietro E in che di lui. modo, per esempio, il ministro E Severino non l'ha fatto? allora, quando invece, rispetto a questa operazione trasparenza, ci sono dei boomerang così violenti come quello che abbiamo visto, che abbiamo vissuto, A quale ti riferisci? No, Mi scusa, riferisco c'è stato prima il ministro al della ministro giustizia, il ministro Severino, al ministro della Severino. Ci giustizia. dica in che cosa ha Ha mancato. mancato perché aveva 2 mesi di tempo per rendere pubblica la sua dichiarazione dei redditi ed il suo patrimonio. Ebbene, non lo fa perché l'altro giorno, martedì scorso, quando è avvenuta la pubblicazione, si sono resi pubblici i patrimoni dei ministri, non figurava la villa nella quale abita in via Appia a Roma, del valore di 10 milioni di euro, e solo perché è stata beccata dal Fatto Quotidiano, che il giorno dopo a caratteri Attitolato, pubblicati in sì. prima pagina dice la villa dov'è? Ebbene, all'indomani il ministro si giustifica in modo davvero non credibile, addebitando la mancata pubblicazione di questo dato ad un errore del suo commercialista. Guardi, è ancora più grave che questo Il ministro errore. dice testualmente, lettera di questa mattina pubblicata dal Fatto Quotidiano, in funzione di quella notizia, non risulta sul sito internet la villa del Ministero della Giustizia a causa di un'erronea interpretazione da parte del mio commercialista, di un prestampato, eccetera, eccetera. E Guardi, le pare mai però dice anche possibile? quella villa è intestata ad una società mia, della quale io mi sono però liberata appena diventata ministro Si è dell'Interno. liberata come si è liberata di una villa a Capri intestata alla figliola, che quando ha acquistato questa villa a Capri la figliola era poco più che maggiorenne e che quindi non è stata acquistata con il Ma una volta che reddito. sappiamo che guadagna 7 milioni l'anno, che ci cambia di sapere se ha o non ha la villa Guardi, sull'Appia? cambia perché nel momento in cui si fa questa comparazione con i paesi europei, con i paesi civili dove chi governa ha come codice comportamentale la sua trasparenza, e noi abbiamo il ministro della giustizia che è il ministro, io lo chiamerei della trasparenza, perché la giustizia serve per far conoscere le verità, per far conoscere la trasparenza in tutti i punti del nostro paese. Ebbene, proprio il ministro della giustizia tradisce questo modello di trasparenza che pure Monti aveva richiesto come prerogativa per il suo governo. Guardi, altri ministri di altri paesi europei, per motivi molto, molto meno gravi, si sono dimessi perché, ecco, hanno Vabbè, un codice comportamentale diverso, ed lei una mentalità dice. diversa. Facciamolo Ma quando sentire noi, anche da lei scusami, se ma è quando così noi, ma per grave. concludere, il nostro ministro della giustizia è espressione, io l'ho chiamata ieri in Parlamento, di quella palude centrista che fa capo a Casini e No, Caltagirone. È però fin troppo questo evidente. non è E che no, questa è fin un'invalutazione troppo. politica No, la valutazione si politica, perché loro incrina con sono quella dei. di Loro oggi patrimoniale, sono no? dei Potrà pure politici. votare, no? Oggi sono dei Non so. politici. E quindi riporta quel tipo di mentalità che noi con Monti non volevamo e volevamo cancellare, perché fa parte questa Allora, palude. voglio sentire però l'opinione anche degli altri e partirei da Facci. Cambierà Sì, io. commercialista. Allora, Se il problema è, non è che cosa vorrei. vuoi.